Sabato 13 novembre, a Torretta di Siena, presso il Palazzetto dello Sport, si è tenuta l'ottava mostra Radio Scambio e Fiera del Radioamatore, organizzata dalle associazioni Ari Valdichiana ed Ari Radicofani, con l'esposizione di strumenti, apparati radio vintage e moderni, accessori per radioamatori e componenti elettronici. Abbiamo raggiunto uno dei componenti dell'associazione Ari Valdichiana, Stefano Belloni, IZ5OPU. Allora, buongiorno a tutti, ho abbassato la mascherina innanzitutto perché stiamo rispettando le distanze. Buongiorno di nuovo, sono IZ5OPU e sono componente dell'Ari Valdichiana che in collaborazione con l'Ari Radicofani sono 8 anni che organizziamo questa mostra fiera scambio dei radioamatori. Cosa sono radioamatori? Sono delle persone che sono dedicate alle radiotrasmissioni con vari titoli, insomma, così sia per divertimento e anche per il discorso di emergenze radio che si possono aver bisogno. Ecco, tutto qua. Ripeto, sono 8 anni che collaboriamo fra queste due associazioni, abbiamo creato questo mercatino per il semplice fatto, innanzitutto per ritrovarsi, che ci si sente sempre a radio, magari qui ci si vede, come si vuol dire in gergo nostro, in verticale, e anche per l'occasione, per qualcuno c'ha da scambiare dei prodotti tra radioamatori e questa è l'occasione giusta, ecco, tutto qua. E componentistica per autocostruzioni e tutto quello, questo è il nostro mondo. E nulla, e siamo stati fermi purtroppo per il 2020, siamo ripartiti anche bontà all'associazione, alle varie associazioni che ci hanno dato una mano e soprattutto al comune e il sindaco di Torretta di Siena che ci ha permesso, con sempre noi che garantiamo tutti gli organi di sicurezza, a ripartire in queste manifestazioni. Niente, noi che dire a tutto il mondo dei radioamatori che non sono potuti venire, ci dispiace, però fate presente che noi ci stiamo dando da fare e questo è un momento di aggregazione, anche un momento di bisogno per ripartire. Grazie a tutti.